No more lies, tu tu tu, tu tu tu, no more. C'è una canzone degli Iron Maiden che si chiama No More Lies, contenuta in uno dei dischi sicuramente non di maggior successo, quindi forse per questo che non la conoscete non è una super hit, ma basta bugie, è quello che dico io a voi, non dite cazzate agli altri, non vi porto da nessuna parte, è quello che dico ai politici, basta bugie, ok? Contro di noi e basta bugie anche ai cantanti di Sanremo. Che cazzo di intro ho fatto? No More Lies è la carta di cui stanno parlando tutti, per questo Murders at Carlton Manor è effettivamente la carta che ha permesso a molti mazzi chiaramente differenti, diversi e insomma già esistenti, di avere un upgrade molto importante. Istantaneo, neutralizza la magia avversaria a meno che il suo controllo non paghi 3. Se quella magia è neutralizzata in questo modo, esiliala invece di metterla nel cimitero del suo proprietario. Stiamo parlando di Manalik che mancava al formato Pioneer, che è un formato senza rotazione, comunque con un pool decente, direi, da Guns of Tarkir in poi, ed è una carta che serviva tantissimo. Direi di sì, visto e considerato che, come è stata inserita nel formato, uno dei mazzi più, insomma, rappresentativi che esiste da più tempo di questo formato Pioneer, cioè il buon UV Control, ha ricevuto un boost importante. E non è solo questa carta di Murders at Carlton Manor che è entrato nelle liste, anzi nella lista che vi presenterò oggi, che ha fatto secondo posto alla challenge di ieri. Un mazzo che nelle ultime espansioni si è rinforzato tantissimo. E quindi, dopo il vostro like sulla fiducia, prima di cominciare a vedere il video, andiamo a vedere che cos'è questo UV Control. E chiaramente iscrivetevi al canale. Ricordate che io sono Simone Aguilera Trimarchi, giornalista di gaming, eSport manager, e soprattutto, appunto, vado in live ogni lunedì alle 21, ma oggi probabilmente alle 22. Allora, UV Control. Ora, non credo che il mazzo abbia bisogno di presentazioni. L'idea è vincere con la noia e rimuovere tutto quello che esiste. Oltre a rimuovere tutto quello che esiste, vincere appunto tramite la noia e tramite i Planeswalker. Perché, oddio, non è proprio solo noia, perché c'è anche Shark Typhoon, quindi insomma ci sono anche delle botte vere che si possono dare alle persone e ai personaggi. Però comunque io ho preso questa lista che ha fatto appunto secondo posto alla challenge di questa domenica, che è la prima challenge che include ovviamente le carte di Murders at Carlton Manor. C'erano 4 No More Lies, ho detto bene, è la lista che porto ai ragazzi e alle ragazze su YouTube, e c'erano poi 2 Deduce, ecco quindi la sorpresa. Ma poi ci sono anche queste, che comunque è una carta interessante che è uscita di recente appunto grazie allo Scavern of Ixalan, e andiamo a vedere quindi di che cosa si tratta questo mazzo. Allora, Mana Base, che di solito la saltiamo sempre, vabbè, Mana Base che dobbiamo dire, invece qui c'è tanto da dire, ok? Un castello bianco, manca il castello blu, forse ha senso, secondo me comunque il castello blu era la carta, secondo me, ecco, quando tappavo 5 per fare Scry 2 non ero contento come per fare un pedino che poi mi faceva vincere la partita. Chiaramente a me qui mettere Mirrex mi piace sempre di più, però forse effettivamente questo mazzo ha anche bisogno di proteggersi, quindi di un 1-1 che blocca. 4 Deserted Beach, 3 Field of Ruin, anche se nel formato potrebbero essere meno importanti di prima, ma secondo me invece lo sono, perché i Rakdos Midrange ce ne sono tanti e le animabili sono ovunque. 1 Egangio, 1 Tawara, 4 Fontane, 4 Pathway. Pathway, vi è piaciuto? 3 Isole, 3 Pianure, 3 Restless Anchorage, quindi 3 terre animabili bianco blu, quindi ottime. Poi abbiamo un sacco di rimozioni, ma non tantissime. Il punto è che questo mazzo, e l'avevamo detto nelle varie card review, io avevo detto che Atlost è la removal praticamente più forte del formato, tant'è che si è ridotto a uno le marce bianche per giocare triplo Atlost. Tra l'altro, questa lista qui è proprio fa un metagame call molto molto chiaro, non vuole perdere da Fenici in generale, o comunque non vuole giocare male contro Fenici, e gioca doppio Halloween Moonlight di Main, una carta che si è vista nelle side modern quando Creativity era al top della sua popolarità. Fino alla fine del turno, se una creatura entra nel campo di battaglia e non viene castata, esiliala. Occhio, perché questa dice creature anche i token, infatti si può giocare anche contro Rhinos per quanto riguarda appunto il formato moderno. Ma torniamo a Get Lost.
Incantesimo, creatura o planeswalker. Tre carte che VU control, tre tipi di carte. In verità, creature le possiamo rimuovere, però planeswalker e incantesimi non riusciamo ad avere un grande, come si dice, grandi possibilità di rimozione. E Get Lost ce le dà, quindi perfetto. Deduce, che carta è Deduce? È un instant che dice pesca una carta e investighi. Quindi fondamentalmente a due mana questa carta ci permette di pescare due carte, una cosa che questo mazzo adora fare, cioè pescare poi al turno dell'avversario è fantastico, soprattutto quando poi ti tieni dietro alle tue due mana, 3 Dovin's Veto, 4 No More Lies e sei proprio potentissimo. Non gioca Jvari Disruption questa lista, io l'ho copiata, la trovate anche in descrizione, appunto copiata, nel senso che io non almeno do credito a chi di dovere. L'idea secondo me qui per Jvari Disruption è che comunque non è una carta secondo me granché forte, e l'impatto della terra tappata ogni tanto è invece importante. Quindi avendo 3 Dovin's Veto e 4 No More Lies sei proprio tranquillo che le cose non succedano. È vero, nel formato è stata aggiunta caverna, ma è anche vero che caverna si sta giocando praticamente zero in questo formato e quindi siamo contenti così. Poi nel reparto rimozione abbiamo temporary lockdown, perché molti si diranno vabbè, ma contro artefatti c'è solo questo, brutto, cioè questo è farewell, brutto, cioè come fai e come faccio, tanto gli artefatti che devo levare sono tutti piccolini, temporary lockdown e se ne vanno tutti, se ne vanno anche eventuali pedine, se ne vanno appunto i forni, i gatti, se ne va tutto. Se non se ne va tutto con temporary lockdown, se ne va tutto con Supreme Verdict. Se non se ne va tutto col triplo Supreme Verdict, c'è un farewell, poi c'è una marcia, appunto abbiamo finito le rimozioni. Dig Through Time per pescare insieme a Memory Dredge, mi piace tantissimo questo split che ha fatto questo ragazzo, questo deck builder, cioè non ha fatto 4 Memory Dredge come al solito in una lista da 60 carte, ha fatto 3 e 1, un Dig Through Time secondo me è fantastico per questo tipo di mazzi. Due non li giocherei, uno sì, due li giocherei in Dimir Control. Shard Typhoon come Wincon, che appunto è molto molto importante, che si può fare anche come appunto incantesimo e poi da lì si vola. E 3 Teferi, 3 Wandering Emperor, e probabilmente questo è il mazzo che tutti i giocatori Control vorrebbero giocare in Pioneer. Allora, in Pioneer i nemici rimangono sempre gli stessi? Attenzione, allora sì, sicuramente c'è la, insomma, ci sono ancora delle persone che giocano il granchione e quindi Summary Dismissal per giocare contro appunto il granchio, ma non è proprio vero. Ora il formato mi sembra un pochino più veloce e infatti questa lista secondo me le azzecca tutte. Gioca 3 Chrome Host Seed Shark di Wincon alternativa insieme a un altro Shark Typhoon qua, un altro farewell, gioca Starname Unleashed contro chiaramente Rakdos, è la carta più forte che potete pescare, ma soprattutto gioca 4 temporary lockdown che sono importantissimi nel meta odierno. Una Narset che non è solo vantaggio carte, perché Narset è anche ti impedisco di pescare a te, quindi Pour Over the Pages, quindi Opt, quindi tutto ciò che fa pescare gli avversari. Narset entra, Narset entra con contentezza. Doppio Mystical Dispute per giocare il Mirror. Narset Rehearsal praticamente ha un target, che è il target per quanto ci riguarda, perché non so se avete capito che questo mazzo gioca creatureless, cioè a parte questo Chromos Seed Shark inside non ci sono creature. Quindi quando vi fanno Thought Distortion, 6 mana, ti levo tutte le non creature dalla mano, dal cimitero e te le esilio ed è incounterabile, voi avete esattamente 0 risposte, cioè state lì e dite ah, ok, sono morto, cioè nel senso mi leva tutto, mi leva anche i Memory Dredge al cimitero, posso morire, certo ci sono le Restless Anchorage, quindi direi che questa carta è dedicata fondamentalmente a rispondere a quella carta lì, così come questa, cioè, però fanno due cose un po' diverse, questa poi la leva dalle mani dell'avversario e invece Summary Dismissal semplicemente dice oh, ma senti, anche se sei incounterabile, sti cazzi. Chiudo la lista, doppio Rest in Peace, finalmente non singola copia di Rest in Peace, che a me mi fa un po' incazzare ogni volta che la leggo e mi fa anche un po' paura. Doppio Rest in Peace mi sembra veramente ottimo per insomma giocare a Magic e per giocare contro Fenici, che mi sembra assolutamente insomma essere il mazzo da battere. Allora, non so neanche se il mio sconto del Mana Trader sia ancora questo, il mio codice sconto Akira_740, ma posso controllarlo facendo fact
checking in diretta. Mana Traders, eccolo qua. Vedete, se è un servizio per affittare le carte online che vi consiglio di utilizzare, lo stesso così che uso io, tra l'altro, e che mi sta dicendo che io devo pure ridargli delle carte. Va bene, te le ridarò, non ti preoccupare, che non voglio fare incazzare nessuno. Era un po' che non l'aprivo, effettivamente. Da fino a 20 febbraio, questo codice vale fino al 20 febbraio, poi lo dovremo cambiare, lo cambieremo in un altro codice, va bene, quindi tutto a posto, tutto sereno, andiamo a trovare Oppo che è giusto così. Magari intanto metto una pausa e ritocco le carte, che ne dite? Dillo tutto, intanto io cercavo di ridare le carte, la partita era cominciata, abbiamo perso però solo 20 secondi, insomma. Non ci preoccupiamo, allora aggiustiamo la grafica e giochiamoci questo primo match con UV contro l'Empire. Vi ricordo che il Pro Tour sarà proprio Pioneer la prossima settimana, 23, 24 e 25. Eccola, No More Lies subito in mano, dobbiamo tirare fuori questo così almeno la leggete pure bene. Beh, un buon keep questo, eh? Counter removal, counter terre per andare avanti, e mi sembra veramente, veramente un buon keep, sì. Faremo questo, into questo, così non ci facciamo neanche danni per fare No More Lies. E quindi ha praticamente un turno Oppo per fare una carta importante, cioè questo turno, cioè ho fatto Seeds o niente. Ok, perfetto, bianco blu, e da qui in poi secondo me si vola, cioè non, io tutto ciò, tra l'altro No More Lies molto figo. Comunque siamo contro Fenici, no, Giganta, chi è lui? Artifact Agro, nuovo mazzo che è nato, eh? Inti, guarda, anche no, blu e bianco, per ora non ti do i come si chiamano, i due map token, perché Get Lost, insomma, qualche scarsezza ce l'ha, e dare i due map token non è una cosa bella, non è una cosa sana, non è una cosa, insomma, che ci piace fare. Mi spiace se intanto faccio la trade, ma direi di no, no, cioè, no, oddio, non si fa manco così. Oppo ha anche dei problemi veri. Ah, ma mi sa che non si può fare, cioè, mentre sto giocando. Oh, eccolo, l'avevo detto, cerchiamo il vantaggio carte. Eccolo invece, vai. Eccoci qua, ridiamo a Mana Traders. Vedete com'è facile le carte che abbiamo, che ci hanno prestato. Grazie a Mana Traders mi sono potuto permettere di giocare online una mazzo che appunto non mi sarei potuto permettere. Un altro Inti entra nel campo di battaglia. La mia, chiaramente, pazienza. Gleeful Demolition, guardalo lì come, oh vabbè, però cioè oppure basta, guarda come ti counter questo Gleeful Demolition, proprio, cioè non esiste che tu poi mi fa tre pupini. Comunque sì, lui è Artifact Agro, va bene, anziché far arrivare pesco scarto vantaggio eccetera, glielo uccidiamo questo, e non sono convintissimo della mia giocata, rimango praticamente senza nulla da fare. Non ho utilizzato bene il mana, perché qui avrei potuto fare Memory Delage e concedergli una attivazione di Inti, ho deciso di no, e quindi va bene così. The trade has been completed. Voi la partita la vedete, i due map token lui ce l'ha, tutto a posto. Oh, wow, si comincia a menare, cioè nel senso lui comincia a menare, io prima che comincia a menare chissà quanto passa, e marcia, ma marcia leverà uno di questi quando lui userà il map token. Gliela countera l'abilità? Sì, target credo di controllo explore, sì, quindi la facciamo questa cosa, sì, facciamo, e poi facciamo memory deluge in soul artifact. Ma questo ammazza, glielo posso levare, ma che bello, casta, tieni, vai in soul. Oh, ma che è? Ah, qui ci ha preso mana, avrei potuto farglielo dopo, quando lui attaccava, così non, questo mana non l'avrebbe avuto, giusto. Reckless Bushwalker è la carta che lui ha messo in cima, va bene, e la tiene lì per farmi male dopo. Io qui potrei effettivamente, se lui ha Bushwalker, infatti sapete che c'è, io non vado assolutamente in Memory Delage, levo uno di questi, così ci fa sempre meno danni, noi dobbiamo prendere meno danni possibili, no? Quindi va bene così, vai pure.
Perché no? Mi sembra veramente la cosa migliore da fare. Adesso lui può fare questo più Reckless Bushwalker, che comunque, voglio dire, non è che è zero danni, un po' di danni ce lo fa. Eccolo. Tanto non pensavo si giocasse Bushwalker. Qui in verità ho sbagliato, perché se c'è un No More Lies all'interno del mio mazzo, eccolo qui, io quello gliel'avevo counterato proprio alla grandissima. Prenderemo questo e proprio No More Lies. Però non è che serva granché adesso in poi. Però sì, dai, meglio che comunque prendere Deluge. Qui avevo fatto counter, non sarebbe entrato questo. Erano 4 danni in meno, 4 in meno, quindi ero a 9 meno. Vabbè, insomma, avete capito. E qui faccio questa carta. Andiamo a levare ciò che rimane del suo esercito. Sì, tu rimani chiaramente sul campo di battaglia. Ora ho un counter, che è un counter buonissimo, perché capite, cioè, a meno che non fa uno spell a 1, ma già una spell a 2 non potrà farla. Poi dopo il suo attacco, chiaramente Imperatrice si prenderà cura di lui e basta, guadagniamo 2 e dovremmo essere a posto. Attenzione, lui c'ha qualcosa da fare post combat. No, prendere gigante in mano va benissimo. Guarda qua, Deduce. Mamma mia, mi sento proprio fortissimo. Questo mazzo è diventato imbattibile. Pioneer, abbiamo risolto Pioneer. Ok, No More Lies. Ripeto, come gli Iron Maiden. Vai. Quindi c'hai in mano Giganta, una carta che non conosco. Perfetto. Vai, tappa quel coso che le due vite... Ah, non lo tappa. Che bravo che sei, bravissimo. Effettivamente dirà: mazza quanto sono stato bravo, c'aveva Imperatrice. Sì, però non serve comunque. Bravo o non bravo, la partita l'ha persa. Ok, temporary lockdown dentro, ovviamente. Secondo me Farewell si può giocare anche se sono 6 mana. E devo dire che i Dovin Sveto no, quindi questi via. Chromos Seed Shark potrebbe essere migliore come wincon di Teferi. Che ne dite? Cioè, non voglio fare Teferi contro un mazzo che comunque gioca blu. Potrebbe giocare le Mystical Dispute. Va bene così. Teferi lo lasciamo fuori. Ah no, questo Hallowed Moonlight però, che mi scordo essere appunto presente in questa lista solo ed esclusivamente per, insomma, boh. Sta mano però brutta. Sta mano gli manca un colore. Facciamo che questa è meglio. Beh, soprattutto c'è questa. E Farewell via. Ma sì, abbiamo una braccia di un counter. Ok. Allora. Older Nepicor. E vabbè, Older Nepicor. Ho fatto subito questa terra che non è però... No, ho sbagliato però. Devo fare prima... Oddio, cioè le terre ce le ho un po' incastrate. Spikeless Iron. Vabbè, io devo andare a fare sto lockdown, quindi secondo me io qui giocherò... Mamma mia, qui le botte si sprecano dopo, Però secondo me se gli faccio tempo di lockdown... Vabbè, io devo avere... Perfetto, 2 danni vanno benissimo. Devo avere No More Lies open, perché qualunque cosa succeda No More Lies ci difende. Dopo faremo tempo di lockdown e lui probabilmente concederà, no? Qui chi voleva fare un block token va benissimo, quindi vuol dire che non ha un cazzo se deve fare il block token, Questo lo faccio entrare io. Vabbè, sti cazzi... Lui sta cercando terra, secondo me. Infatti sta cercando terra. Reckless Bushwalker è in cima. Che fa con quel Bushwalker? Lo metterà a cimitero, immagino, se cerca terra. Ah no, terra ce l'ha pescata. Va bene, quindi qui ci deve avere Spell Pierce, fondamentalmente. Senza Spell Pierce dovremmo averla presa sta partita. Potremmo decidere di giocare contro Spell Pierce giocando questo, che comunque non è male, ma io non so se muoio dopo, cioè se lui mi fa una spell Bushwalker muoio. Cioè però, allora, se io in mente penso che lui ha la Bushwalker, lo pesca. Se lui ha una spell a 1, poi spell Bushwalker e io mi posso difendere un No More Lies? No, perché faccio questo. Questo, poi più,
più 1.0. No, allora, secondo me è tempo di lockdown la scelta, non c'è un'altra scelta. E se c'è Spell Pierce nelle sue mani, e c'è, allora... cioè, facendo questo, se lui comunque aspella uno, io muoio. Quindi non è che mi salvo, e ce l'aveva, tra l'altro. Cioè, si era proprio acchittato perfettamente la mano. Potevo tenermi open per non far entrare Bushwalker, così, di No More Lies, ma avrebbe fatto Spell Pierce. Quindi non l'ho valutata come un'opzione. Cioè, lì devo fare certa... La verità è che se sono on the play, chiaramente questa partita l'ho vinta di nuovo. E on the draw, non lo so, cioè, se c'è Spell Pierce per il mio tempo di lockdown è andata così, no? Quindi una mano molto lenta contro di lui, molto molto lenta, però ha due squali, on the play potrebbero bastare, chissà, sono convinto che molti di voi diranno questa è una mano che va mullicata a Kira, è che squalo è molto forte, cioè, squalo con appresso questa poi, cioè, molto molto forte, due squali sono ancora più forti, insomma. Va bene, vediamo. E io qui faccio terra tappata, gli do chiaramente un'informazione in più, che non ho counter, che lo devo pescare. Però, insomma, certo No More Lies veramente forte, effettivamente al formato e al mazzo dà un boost importante. Ok, l'elicotterino è forte, ci mancherebbe solo, però... Mazza, subito tempo di lockdown, così? Subito tempo di lockdown. Senza pensarci due volte, non... questo e questo via. Sì, 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 giusto così. Cioè, vedete quanto chiaramente cambia. Ne gioco pure 4 di lockdown, quindi insomma. Enzo l'Artifact è una carta di Magic molto forte, però non in questo caso in cui Imperatrice si prende cura di quella creatura, creatura terra. Anche qui giocando tutto chiaramente sorcery, perché non vogliamo prenderci Spell Pierce. Vinciamo. Video breve, vi saluto, grazie chiaramente per aver guardato, ci vediamo domani con la prosecuzione di questa league dove giocheremo match 2, match 3, match 4, match 5. Secondo me il mazzo adesso è diventato una mina, un siluro, giocato V Control in questo formato Pioneer, vedrete che secondo me ne vedremo tanti al Pro Tour fare bene. Grazie ancora per aver guardato.